anche se te non ti può fregare di meno, no? Perché te credi che non sono rivolto verso di te. Invece di te sono rivolto. Allora, colpo sotto. Adesso lo faccio sul sacco. Prima cosa, finta sopra, faccio buttare il colpo, una volta l'hai buttato, infilate il colpo sotto, capito? Questo. Chiarissimo, no? Finta sopra, quello si alza, fili sotto. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i pugni molto utili, ma se fai il prepotente diventano inutili. Se tu sei ciccione, noi ti aiutiamo. Da oggi basta amici scuola di botte. Allora, oggi vi devo svelare alcuni misteri relativamente ai ciccioni che fanno sport a combattimento. Perché? Perché a un certo punto molti di voi, probabilmente dei ciccioni scureggioni, scansa fatiche, pur di immedesimarsi in un campione, hanno cercato un campione di pugilato nei ciccioni e sono venuti in mano scritto: "Ehi Cicalò, ma tu stai a dire che noi ciccioni non valemo niente, ma c'è uno che è un campione." The way to be effective against Butterbean, obviously, is to move and jab, and that's probably what Joe Wiggins will do, and bring track shoes, which he will need. You know, when you look at Butterbean's... E chi è? Butterbean, sarebbe Butterbean, che poi tra l'altro è il nome d'arte di Harry Cash. Tanti mi dicono: "Oh, ma è proprio forte, hai si incontra, hai si KO, hai so quanti ne ha fatti." Fights here. He's 40. What's he? 40 and one and. Well, what's his? How many fights does he have? Well, Talon just got knocked, and Butterbean trying to add his 32nd knockout, and he sends Talon down here in round two. He takes a good body shot there. Butterbean zeroing in on a 42nd win and a 32nd knockout. Lawrence Cole with the comfortably in control in his four round bout as he continues to pound the overmatched Talon. Ci avete ragione, Butterbean c'ha una marea di match e ne ha vinti pure tanti. Per la cronaca, Butterbean ha vinto 77 incontri, ne ha persi 10, perciò ragazzi, 77 incontri vinti, ne ha persi 10, ha fatto la bellezza ai 55 KO, parliamoci chiaro, è il signor pugile, niente da dire, c'ha 4 pareggi e 10 sconfitte alla fine. E voi direte: "Allora Cicalò, ci hai detto tutte stronzate fino ad oggi." Partiamo da un presupposto: se Butterbean non fosse stato grasso, sarebbe stato più forte. È indubbio, è capace a dare i pugni, basta vedere i video, porta i colpi, li porta anche bene, ma attenzione, ci sono dei trucchi dietro. E voi: "Come dei trucchi?" Sì, perché Butterbean è un fenomeno da baraccone. Che vuol dire fenomeno da baraccone? Niente, è uno che lo vai a vedere perché ha una particolarità, è ciccione, pelato, probabilmente anche malato, cioè uno veste così non sta benissimo con la salute, ma va a combattere e la gente lo va a vedere per questo motivo. Butterbean è più famoso di tanti pugili molto più forti perché è un fenomeno da baraccone. "Vabbè Cicalò, ma ha vinto." Certo ha vinto, però il pugilato è bello per un motivo, c'è una cosa che si chiama box rec, perciò se sei un professionista lì dentro ci finisci. È un sito pubblico, boxrec.com, voi andate dentro e vi guardate il cartellino del pugile e il cartellino degli avversari del pugile e il cartellino degli avversari del pugile. In pratica non ci si può inventare niente. E voi direte: "E che vuol dire?" Niente, voi andate a scorrere il cartellino degli avversari di Butterbean Harry Cash e scoprirete che il 99% di questi avversari erano dei mestieranti. Che so i mestieranti? Che fanno? Un mestiere? Certo, sono persone che vengono pagate per perdere. Ma va, questa è una storia! E niente, basta andare a vedere il cartellino, eh? C'è scritto nero su bianco: pagato per perdere. Prendo qua il cartellino, adesso me lo sto guardando
guardando dal mio smartphone e ve ne apro uno a caso. Andiamo a vedere Lewis Gilbert, col quale Butterbean ha pareggiato. Lewis Gilbert c'ha la bellezza di 8 match vinti e 11 persi. Che vuol dire? Che è una pippa. Uno che vince 8 match e ne perde 11 è sostanzialmente una pippa. Ma con chi l'ha vinti 8 match? I match che ha vinto li ha vinti con altri mestieranti. Addirittura alcuni li ha vinti con dei debuttanti. Ma potremmo spaziare qui sostanzialmente. Se andiamo a vedere, tutti gli avversari hanno tutti solitamente un record negativo, perciò più sconfitte che vittorie, e quelle vittorie sono state fatte incrociate tra di loro con altri mestieranti o debuttanti. Debuttante vuol dire che è uno che combatte per la prima volta nella categoria dei professionisti. Perciò tu porti uno che ha 60 match, di cui 50 persi, contro uno che ha appena iniziato e lo fai perdere. Così iniziano a creare dei record decenti. Poi, a un certo punto, ci sono le chicche. I famosi mestieranti imbattuti con tante vittorie. Ah, vabbè, ma tu ci sei a dire che quello è mestierante. Guardate, uno degli esempi storico, bello da vedere, perché poi a un certo punto fece proprio un match importante, era proprio McNeely. Con chi fece McNeely? Fece proprio con Tyson. Perché a Tyson gli serviva uno per rientrare, che fosse una pippa da battere subito, ma che ci avesse un bel record. Including 21 of his knockouts coming in the first round. He is currently ranked the number 7 heavyweight in the world by the WBA as a third generation pugilist. And here we go. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the first round. Mills Lane had stopped that nonsense because it was starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook, a right uppercut. Down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely stand up. Peter McNeely fece con Tyson e ci perse, ovviamente. Basta che andate a vedere l'incontro, era da ridere sostanzialmente. E casualmente, perché aveva un bel record, perché guarda, lo sto guardando adesso, oggi, nonostante tutto, c'è ancora un 47-7. Chi l'ha visto con Tyson? Ma chi è sta pippa, ha detto. Eppure era arrivato a Tyson con una sola sconfitta e con un record tutto positivo. Peccato che aveva fatto con tutti gli altri mestieranti, in sostanza. Cioè, McNeely, per dirvene una, ha vinto con gente 0-8, 0 vittorie, 8 sconfitte, gente al debutto, gente con una vittoria, 5 sconfitte. E che record è? 0-10. Ma di che stiamo a parlare? Questo è il record di McNeely. Addirittura ha esordito con gente con 0-2, 0-3, perciò 0 vittorie, 3 sconfitte. Debuttanti. Poi quando lui ha iniziato a essere incontri si è preso tutti, oh, ha fatto 5, 6, 7, 8, 9, 10 debuttanti. Quando faceva con uno forte, perdeva. Quando faceva con uno mediocre, perdeva. Infatti il primo match perso l'ha fatto con Stanley Wright. Niente di che, se stavano a giocare un titolo vacante non so che, una pippa contro una pippa, quello più pippa ha perso, in sostanza. E lo stesso McNeely ha fatto ovviamente con Butterbean, mestierante per eccellenza. Esiste un circuito di attrezzi qua che sono mestieranti e gliel'hanno infilati dentro a Butterbean. Butterbean ci ha fatto una carriera, ci ha fatto tutti i match che siamo andati a vedere. Cioè Butterbean mi è andato a fare un match con un debuttante dove lui ce n'aveva 70. Cioè come se io domani un ragazzino viene in palestra, vuole fare un incontro, io meno, ammazza quanto è forte Cicalone. È appena arrivato sto ragazzino, un debuttante con 70 match, proclamato pure campione, non so di che. Tra l'altro Butterbean faceva meno round dei normali perché non gliela faceva, e questo è il motivo, perché giustamente è grasso. Però c'è una chicca, eh sì, perché oh, a un certo punto devono consolidarlo sto Butterbean, mica io o potevano far fare sempre che i pippe. Tra l'altro gli sceglievano bene i mestieranti, facevano salire dei mestieranti muscolosi, così apparivano pure bene, che contrapposti a Ciccio Panza sembrava pure che era l'incontro sbilanciato. Dice, ah, momo, a Butterbean lo fanno fare uno grosso e muscoloso, era una pippa. Just the opposite of Butterbean. He lands a good right hand. Oh, there goes Monaco. Second knockdown in this round. Two right hands thrown by Butterbean. Two knockdowns. Now, sometimes fighters get hurt early against Butterbean, but they get a second win and they start to feel that they can get to him. If they box, that's okay. But if they get brave and try to slug and trade, they're in deep trouble. Monaco, not a skilled boxer, as you can see, leading with the right hand there. Good night. There goes Monaco.
l'hanno fatto salire dei record. Gli è andato a vedere tutti i cartellini dei vari mestieranti che sono saliti dei record con altri mestieranti, però questi c'erano un po' il fisico, almeno così tenevano un pochettino alto la scena. E da lì fenomeno a baraccone: guarda il ciccione che mena quello muscoloso, ammazza, tanta gente non capisce niente, va subito, se ingrifa, ah vedi, quello scureggia, gli mena. Però l'hanno dovuto consolidare, a un certo punto hanno tirato fuori Larry Holmes. Allora, che fai? Vuoi consolidarlo? Vai a più uno che c'ha 20 anni di più, se può dire che ha smesso di combattere tra un po'. Larry Holmes ha combattuto con gente forte, ha quasi sempre perso con gente forte, specie negli ultimi anni della sua carriera, ma ovviamente all'inizio ha fatto pure dei match interessanti e li ha pure vinti. Ma era finito, era uno che ormai c'aveva 20 anni più di Butter Bean, eppure Butter Bean, che lo volevano consolidare come uno forte, ci ha perso. Allora, andiamo a riassumere. In sostanza, gli hanno costruito una carriera con i mestieranti, tutti acchittati, precisi e tutto quanto. Hanno alzato la posta, perché gliel'hanno messi pure muscolosi sti mestieranti. Vengono a fare pure delle cose interessanti a livello esterno. Vedi, quello muscoloso che più un cazzotto esce fuori dal ring, quello che fa così, c'era tutta. Poi hanno messo Larry Holmes davanti, quando era vecchio, e gli ha menato pure, ma ci mancherebbe altro. Ma in sostanza, quello che a noi ci interessa è andare a capire, ragazzi, non è che quello è ciccione è un campione, quello è ciccione è un fenomeno da baraccone. Perciò, prima di illudervi sulle cose e pensare di durare sempre la scorciatoia, vabbè, quello è ciccione, sono ciccione pure io, vedi, fa sport, può menare, posso farlo pure io. Ragionate col cervello, essere grassi non è un vantaggio, è sempre uno svantaggio, fa male alla salute. A voi non vedete interessare, ci ha vinto e ci ha perso. Butter Bean con la salute non sta bene, ma guardatelo, ci ha manchi i peli, ci ha manchi i capelli, ci avrà una alopecia pure, ma sicuro non vedrà spare una figura di salute. È cattivo, cerca di portare i colpi, ma lo fa con le pippe, ragazzi. L'avessero messo davanti a un pugile decente, cosa che è avvenuta, vecchio, decente, gli ha menato, figurate con uno della stessa esperienza, della stessa età, uno forte, le pizze che gli dava, o faceva diventare un frullato de ciccia. Ma ci mancava pure questa storia qua. Non vi illudete, ragazzi, non esistono le vie facili. Campioni sì, ma con duro allenamento, sacrificio, dieta sportiva, forma fisica, allora sì, tutto il resto è una cazzata. Eccoli qui! Vi ricordo che gli adesivi sono disponibili. Funziona così: fate una donazione di 2 euro paypal.me/cicalone, mettete indirizzo completo, nome, cognome, indirizzo, codice avviamento postale, città e provincia, e io ve li mando in busta. Se donate più di 2 euro siamo tutti contenti, perché con 2 euro adesso il francobollo costa 1,10 euro, se va bene. Se no dobbiamo più a quello da 1,15, perché i tabaccai ce l'hanno più, altri danno quello europeo, va bene lo stesso. Dopo che abbiamo messo 1,10 rimangono 90 centesimi, e faccio entrare 4 adesivi e costano 20 centesimi l'uno gli adesivi, e stiamo già 80. La busta, fatto di preparare tutta, francarla e andare alla spedì. Me c'è stato a fare rimette, però lo faccio volentieri, perché siete ciccioni, ma gli adesivi li usate bene. Ho visto gente che si è messo in faccia, sull'occhi. Fate così, ciao, sono in scuola di botte, e vincerete, ciao. Scuola di botte, siamo di scuola.